Messaggeriamo. Salve, per la serie ed io pure, oggi è il turno di Walter Casadei, un amico che conosco dal tempo delle scuole medie, con il quale abbiamo condiviso l'esperienza della lotta greco-romana. Infatti gli parlai della lotta che avevo cominciato a fare e lui mi seguì e diventò un grandissimo campione. Con Walter Casadei gli parlai anche di Pre-Ravatta e approfitto della sua disponibilità per fargli raccontare in prima persona la sua esperienza sull'incontro, il primo incontro, come è avvenuto il fatto di conoscere Prempal e ricevere la conoscenza e praticarla anche lui come me, dopo più di 44 anni almeno. E sono curioso di sentire il racconto dal suo punto di vista. Adesso lo chiamo e faccio sentire la sua voce. Buon ascolto. Ciao Franco. Ciao Walter, sei pronto? Sì, sono pronto. Ok, allora io sto già registrando. Ti sento pianissimo però. Ah, mi senti piano? Sì. No, ma io comunque ti sento bene, l'importante è che venga registrata la tua voce. Con cosa devo cominciare? Ah, niente, devi raccontare come tu hai conosciuto il boss e dimmi quello che ti ricordi, le sensazioni che hai provato, eccetera. Va bene. Ok. Dico quello che mi viene in mente. Quello che ti ricordi, certo. Quando iniziamo? Ah, adesso? Sto già registrando. Ah, beh. Ma io direi che non ho un giorno preciso dove ho conosciuto Pre-Ravatta. Diciamo che avevo un amico, il vecchio compagno delle scuole medie, nonché di palestre, che si chiama Francesco Montelli, che me ne parlava ai tempi del suo studio in via Guacimani. Però ero a Ravenna tra il lavoro, l'ufficio, la famiglia, che l'Elena stava per arrivare o può arrivare, non mi dava la possibilità di conoscerlo più a fondo. Ero però incuriosito, anche se abbastanza incredulo della cosa. Poi, con l'andare dei tempi, erano gli ultimi anni 70, mi sembra, per lavoro fu trasferito a Cassano d'Adda. E lì c'era a Milano una sala dove io ho cominciato a frequentarla, e lì pian pianino mi sono avvicinato alle esperienze che allora Maraggi trasmetteva. A quei tempi lo chiamavamo così, e fino a che poi in quell'anno poco più che sono rimasto là, poi Maraggi attraverso i suoi emissari mi trasmise, mi rivelò la conoscenza, che io a quei tempi facevo anche un po' di fatica, perché a Cassano d'Adda per andare in sala dovevo prendere, fare quasi un'oretta di viaggio tra metro e bus prima di arrivare in sala. Però tutti i giorni, da lunedì a giovedì, finché rimanevo lì, prendevo su e andavo là fiducioso. Mi ricordo che poi, una volta ricevuta la conoscenza, mi chiamarono alla sede principale del socio nostro, che insieme a CMC stava costruendo una centrale termica a Cassano d'Adda, e andai in questa sede qua, credo fosse uno o due giorni dopo aver ricevuto la conoscenza. Andai a portare dei documenti e poi dovevo riprenderne degli altri.
mi capitai in questo ufficio dove non so perché, per quale motivo, viene fuori il discorso dell'esperienza che stavo provando. Venne fuori perché ne parlavi con qualcuno? Sì, c'erano un paio di persone, intanto che ero lì, che aspettavo che arrivassero i documenti da portare via, ero lì, si chiacchierava del più del meno, poi a un certo momento saltò fuori il discorso dell'appunto della mia esperienza che avevo con Maraggi, e ricordo proprio una sensazione interiore dentro di grande amore, cioè di una sensazione di contentezza e di pace che rivolta a questi due personaggi che non conoscevo assolutamente, li avevo visti quel giorno lì per la prima volta, e fu un discorso così spontaneo, tranquillo, che mi colpì, però fu una maggior prova di quello che del valore che può avere praticare la conoscenza, ecco. Cioè, praticamente ti è successo che ti è venuto spontaneamente di parlare a queste due persone della tua esperienza, e il primo a stupirsi di quello che stavi sentendo sei stato tu. Certo, perché già il posto era un ufficio di quelli che a quei tempi, ero ancora abbastanza giovane, consideravo una cosa come se fosse un ufficio istituzionale, di quelli che ci dovevi andare con i guanti bianchi molto delicatamente, insomma, per non creare fastidio, casini. Poi invece viene fuori questo discorso che probabilmente si vede che il mio viso trasfigurava felicità, e loro devono avermi chiesto qualcosa, e io gli ho spiegato del perché avevo questa faccia così beata. E da di lì sono rimasto proprio stupito, perché non mi aspettavo in un posto del genere di parlare della mia esperienza con Maraggi. Ah, bello. Sì, fu una bella esperienza. Mi ricordo belle sensazioni, anche quando ero solo che meditavo la sera, dopo che tornavo indietro alle 11 di sera, mi fermavo lì un altro po' a meditare, ci stava bene, mi sentivo a posto dentro. Ah, bene, bene, mi fa molto piacere ascoltare queste parole, perché anche se sono un'esperienza personale tua, mi ricordano molto la mia. Beh, sì, adesso ognuno ha la propria esperienza, però anche te ci sei entrato molto nel presentarmi così a quei tempi Maraggi, insomma. Sì. Poi ognuno fa la sua esperienza, se poi è simile alla tua o no, dipende da tante cose, ecco. Certo, certo. Bene, ti senti di dire ancora qualche altra cosa o sei a posto così? Ma no, direi di no. Sei a posto così? Sì. Beh, guarda, io ti ringrazio, perché non è facile trovare delle persone che hanno voglia di raccontare com'è stata la loro esperienza quando hanno conosciuto il boss. E per cui ti ringrazio veramente dal profondo, perché poi dopo il video lo metterò online e spero che possa fare piacere anche a qualcuno che magari lo ascolterà, tra virgolette, per caso, perché potrà aiutarlo a trovare poi per se stesso un qualche cosa che gli fa la differenza nella vita. Per cui, caro Valterino, ti ringrazio e ci sentiamo presto. Va bene, di sicuro, grazie. Ok, ciao Valterino, a presto, ciao. Ciao Franco, ciao. Ciao. Questa è stata la testimonianza di Walter Casadei, e la prossima testimonianza sarà la mia, racconterò la mia. Buona giornata a tutti, ciao.